Nell'idea mia era quella di fare qualcosa di diverso, perché un libro normale, specialmente sull'argomento che tratto, già ce ne sono. Un videolibro dà delle testimonianze, diciamo, più vere, più dirette, che non con la trasposizione sulla carta scritta. Diciamo. In questo modo io sono riuscito a incontrare un sacco di persone, tanti personaggi importanti, che secondo me col tempo che passerà saranno ancora più validi andare a vedere, ecco, perché per esempio purtroppo due delle persone che ho avvicinato già non ci sono più, e comunque le persone nel tempo cambiano, e quindi queste testimonianze potrebbero avere un valore maggiore col tempo. Trova qualcosa che è diretto, nel senso che io che scrivo ho vissuto questa esperienza della Pistoiese in maniera molto ravvicinata, sia come addetto ai lavori, sia come giornalista e anche come tifoso, per tanti anni. E trova la testimonianza di persone che hanno vissuto questa esperienza da protagonisti, e anche protagonisti molto importanti. Pistoiese rappresenta per me una parte grande della mia vita, perché ho iniziato a seguirla grazie a mio padre, che avevo 6 anni, e ancora sono a seguirla, a soffrire, a gioire per ciò che accade, per le vicissitudini della squadra. Che è una squadra che non ha sempre vinto, anzi spesso non ha vinto, però proprio il fatto che non abbia vinto e non abbia spesso vinto dà ancora più valore alle vittorie e alle soddisfazioni. Racconta la storia di una città che non è una grande città, è una piccola città con i pregi e i difetti della piccola città. E la Pistoiese ne è lo specchio.